ricordo di aver lavorato molto in vita mia. È un'attività, quella del lavoro, che ho sempre avuto davanti a me. Mio padre lavorava nei campi di Bergamotto. Mia madre si stordiva nelle albe d'estate durante la raccolta dei gelsomini. Sono la maggiore di tanti fratelli e ho lavorato fin da bambina. Ho esercitato la manualità nei campi, in cucina, in una sartoria. Ancora oggi, che sono bisnonna, i primi rumori dell'alba fanno da sveglia alle mie mani. Le muovo, le agito attorno ai fornelli, le appoggio al volante della mia mini, con le mani mescolo i colori dei miei quadri, straccio le buste che contengono le parole vicine dei miei nipoti lontani. Io sono anche emigrata in Francia negli anni 60. Una tavola calda con mio marito e i miei figli. Ho lasciato il mestiere di sarta per quello di ristoratrice. Dicono che tutti ci abbiano guadagnato. Dicono che l'arte di preparare cibi caldi si addice di più alle mie forme materne e ai miei ideali di giustizia e solidarietà. Cucinare ha a che fare con la cura, l'attenzione, l'organizzazione. Ho conosciuto le privazioni della guerra, le restrizioni della libertà di dire e di fare, l'allontanamento dai miei cari. Per questo mi sono dedicata alla cucina e ho voluto che il ricco e il povero sedessero sotto i miei occhi alla stessa mensa. Mi definiscono una ristoratrice di animi inquieti. Ho accompagnato quanto si sono nutriti alla mia mensa con parole raccolte da un mondo in cui parlava il lavoro. Parlavano le mani delle donne. Maccheroni rappresentano nella cultura contadina l'arte del bisogno che partorisce la creatività. Cibo semplice, consiste solo in acqua e farina, meticolosamente preparato e sapientemente condito. È il cibo dei giorni di festa e di riposo, giorni in cui si può indugiare a tavola e condividere i sapori della tradizione. La preparazione dei maccheroni appartiene all'arte del non rimandare. Affacciati al balcone e comunica alla tua vicina la volontà, l'intenzionalità di quello che stai per fare. Metti a cuocere a fuoco dolce un sugo di pomodoro denso, arricchito dagli aromi della terra. Un sugo previdente, preparato a settembre, dopo che i pomodori sono stati riscaldati dal sole per un'intera estate. Preparare i maccheroni fa parte delle scelte molto personali. Significa trovare il tempo per parlarsi, decidere, agire. Significa trovare un piano d'appoggio su cui appoggiare gli ingredienti. Pochi, semplici, fondamentali. Un piano su cui depositare i propri pensieri e plasmare i propri desideri. Provaci, mescolando la farina con il sale e l'acqua. Impasta, lavorando con i polpastrelli.
Intanto pensa al grano, al mare, alle mucche. Versa dell'acqua di tanto in tanto per aiutarti a sciogliere i grumi della pasta e lo stress dai pensieri. I maccheroni sono l'arte dell'oblio, dell'incoscienza, dell'ingenuità. L'arte delle gare dense di amorevole rivalità fra suocere e nuore, madri e figlie. La tradizione guardata dai nipoti dalle mani dei nonni. I maccheroni devono nascere dal silenzio. Estraniati dal mondo. Accompagnati col canto. E se non ricordi nessuna canzone che sia all'altezza del momento, taci e lavora. Prepara un impasto omogeneo, consistente ma morbido, come una melodia caraibica. Adesso sei pronta per plasmare i tuoi desideri. Dall'universo morbido e bianco che ti appare, stacca dei pezzetti di pasta e da loro la forma di bastoncini, lunghi 10, al massimo 12 centimetri. Prendi un piccolo giunco, appoggialo sul rotolino di pasta, giralo con delicatezza ed esprimi il tuo desiderio. Stacca il giunco dalla pasta molto lentamente. Il tuo desiderio avrà la forma di un bucatino. Taglia piccola, ma crescerà. Continua a lavorare mentre cuoce il sugo. Smetti solo quando hai esaurito i tuoi desideri. Adesso fermati, prenditi una pausa. Prepara il palato con un bicchiere di vino rosso. Scegli i bicchieri tozzi che hanno conosciuto i riti dell'osteria e le regole del 3-7. Brinda al piacere. Sorseggia con calma, dando un'occhiata al basilico che cresce sul balcone. Medita sulla vita, su quello che hai fatto e su quanto stai per fare. Pensa ai sapori che invaderanno il tuo palato, ai sensi che risveglierai. I tuoi desideri hanno bisogno di riposare sul lino immacolato, tessuto a un telaio lieto di cantare la sua trama, accompagnato da mani sapienti, capaci di far parlare le cose. Da sempre, curvare la schiena per raccogliere le olive, da terra o dalle reti stese sotto gli alberi sulle quali i piccoli frutti cadono, spetta principalmente alle donne. Le giovani lavorano in piedi, le anziane sedute o sdraiate in terra, ad economizzare le poche energie e a risparmiare la schiena irrigidita dalle fatiche e dall'età. Sono sempre le donne a occuparsi, dopo la raccolta, delle pulizie delle olive, che vanno liberate, con il tradizionale vaglio di legno e con la cernita a mano, dai rametti, foglie e altre impurità, prima di portarle al frantoio per la frangitura. Mi dissero Capur, non vindaiati, a Luca Salimu cogitifica, a Luca Salimu cogitifica. E alla festa quando va ballati, penso alla piazza pui faci di rota, penso alla piazza pui faci di rota. Giù alla bella mia con occhia d'oro,
e quando guarda voi sospira amore, e quando guarda voi sospira amore. Canto una canzonera chiara chiara, un tiro di cucà ti voglio bene, un tiro di cucà ti voglio bene. Sfrutta la luna, la sfida di Lucero è sin vicina, la sfida di Lucero è sin vicina. E hanno sovini la mia chitarra, sono un tarantelle, stira balla, sono un tarantelle, stira balla. Sarsiti la massara, e cusso giunzi bui va dar bagnara, e cusso giunzi bui va dar bagnara. Giovani cavalieri bulevati, e non padroni di frutti gasati, e non padroni di frutti gasati. Quando ero piccola, mio padre mi portava a trovare un suo amico, un vecchio signore che da giovane era stato ferroviere. Il vecchio signore viveva in una casa in campagna affacciata sul mare, circondata da piante d'ulivo, alberi da frutto e bergamotto. Il vecchio signore e mio padre parlavano fitto fitto davanti alle olive e al vino rosso e non badavano a me. Io mi toglievo le scarpe, le calze e andavo a zonzo tra gli alberi, accarezzando i tronchi degli ulivi e respirando il profumo delle piante di bergamotto. Mio padre mi aveva spiegato che con l'essenza del frutto si faceva il profumo, pure quello della mamma che mi spruzzavo di nascosto. Il bergamotto era una pianta importante, cresceva solo da noi e anche noi eravamo importanti. Quando era l'ora di andare, mio padre iniziava a chiamarmi, ma io ignoravo la sua voce. Correvo a rifugiarmi sotto i grandi alberi di Sambuco. Il vecchio signore riusciva a scoprire il mio nascondiglio. «È qua», diceva, rivolgendosi a mio padre e sorridendo a me, in un modo che mi faceva sentire una creatura speciale, la regina del bianco Sambuco e del fragrante bergamotto. Un giorno il vecchio signore si fermò con me davanti a un bellissimo albero di bergamotto. Ti piace? Non si vede che è segreto. Ti piace? Sì. Noi siamo come loro. Ma loro sono fermi, noi possiamo camminare, saltare, correre. Loro non hanno occhi, non possono leggere. È vero. Eppure abbiamo delle cose in comune. Gli alberi respirano, si nutrono, crescono, cambiano il colore delle foglie al cambio delle stagioni. Anche noi respiriamo, ci nutriamo, cresciamo e cambiamo stagione dopo stagione. Gli alberi vivono e noi viviamo grazie a loro. E ci vogliono bene? Sì, certo che ci vogliono bene. Ci aiutano a vivere, a crescere, a cambiare. Anche a giocare. Sì, anche a giocare. E sai qual è la cosa più importante per noi e per gli alberi? Le radici. Quella parte dell'albero attaccata alla terra. Tutte le cose che sono successe prima di te. Tutte le persone che sono nate prima di te. Non lo dimenticare mai, perché queste sono le tue radici. E mi prese per mano.
partire da luna di notte le donne, portandosi dietro i figli piccoli, si raccoglievano in strada, un gruppetto qua, un altro più avanti, e passava il camion della ditta a caricarli e portarli alla piantagione. Era un veicolo telonato dove si stava al buio, su panche continue ai lati e al centro del cassone. Nel campo ogni donna, con dietro i figli, raggiungeva il proprio posto e iniziava veloce la raccolta. Il gelsomino fioriva un po' prima di mezzanotte e col sole si richiudeva. Bisognava terminare entro le 8, le 9 del mattino. Nel buio era un baluginare e muoversi leggero di fiammelle, le piccole lampade a pila usate per guidare il lavoro. C'era chi si faceva luce con una mano e con l'altra raccoglieva il delicato fiore, chi, per dedicare entrambe le mani alla raccolta, si legava in qualche modo la lampada alla fronte o addirittura la teneva con i denti, chi la metteva nelle mani di un bambino così di far luce alla madre. I bambini per lo più aiutavano, qualcuno però si sdraiava sotto le piante a riprendere il sonno interrotto e qualche altro piagnucolava, resistendo agli incitamenti a lavorare. Talora le donne portavano nel campo anche bambini molto piccoli che non avevano potuto affidare ad alcuno. Erano messi a dormire avvolti nelle loro piccole coperte, nelle grandi ceste in cui venivano vuotati i sacchi dei gelsomini appena raccolti. Ninala o ciumapedi, tina candinga no mesto shilom. Reganno me ninala o ciumapedi, sena cariso ya o ceyachi ciumapedi, ninala o. La pesatura finale al mattino a cura della ditta determinava il guadagno e ce ne volevano di piccoli fiori in buono stato per fare un chilo. In attesa del veicolo per il ritorno, quelli tra i bambini che non erano troppo stanchi giocavano a nascondino, ad acchiapparello, a prendere a calci una palla di carta pressata, e le donne, sollevate per la fatica appena terminata, parlavano fra di loro. Durante la Domenica delle Palme, dondolando, le Persefoni invadono le rughe della Cora. Madri e figlie condividono la stessa storia, il medesimo destino: nascere, crescere, lavorare, dare la vita, portare il sorriso nel mondo. E camminando, arti d'ulivo poggiati sui fianchi, in una posa sfrontata e dolcissima, riannodano la trama della memoria, declinando il tempo presente al passato e al futuro. La processione delle Persefoni e la processione delle donne, del lavoro, del passaggio dall'inverno alla primavera, dal profano al sacro, dalle situazioni di morte a tutte le forme di vita, dal silenzio alla parola, dal freddo al sole. Bova la Fiera, culla e tempio dei greci di Calabria, è un paese laboratorio in cui il mito diventa rito. Poche decine di persone alimentano il percorso millenario delle Persefoni. Almeno tre generazioni intente a raccogliere, sfrondare, tagliare, misurare, intrecciare, abbinare colori e forme e personalizzare le decorazioni. I bambini seguono i gesti dei grandi colmi di meraviglia. Sta a loro la responsabilità del dettaglio: gli orecchini di palma, il merletto della sottana, i fiori sui fianchi. Aiutano con lo sguardo, il respiro, l'interesse e l'entusiasmo, contribuendo a perpetuare il mito e il rito. Crescono così, su un'anima di canna,
le Persefoni. Didascala. La maestra. Didascala, ben visti scola. La maestra entra in classe. E napurri tu mina tu ienario. Un mattino di gennaio. Cremanni il tomantisto carfì. Appende il cappotto al chiodo. Va di tuo trastino a suo trapezi. Appoggia lo zaino sulla cattedra. A poi, camoglielai sta pedia. C'è piani, c'è tragudai e natragudi. Poi sorride ai bambini e si mette a cantare una canzone. Felina tragudio e na tragudi se pricada ti è ferena bufalaci. Ha voglia di cantare una canzone triste portata da una chiocciola. E na tragudi se paparina c'è carrabompulo. Una canzone di papavero e garofano. Se i così singe na cui indara andara. Di 20 righe da ascoltare lentamente. Tapedia canunao sia nanfantiamene e na ceaddi c'è pistecusi. I bambini si guardano sbalorditi e pensano. Ma ti canni tu didascala? Ma cosa fa la maestra? E chi na mattei, na meletame, ce na grafumi, ce tragudai? Deve insegnarci a leggere, a scrivere e canta. A poi, a finu si tundo prama. Poi lasciano questa cosa. I cardia, ferrito na mia lotus, ce smia, petausi macria, canon da mia tripa sta ceramidia. Il cuore trascina la loro mente e insieme volano lontano facendo un buco sul tetto. I così cardia petao si macria, meto traguti di sta scala. 20 cuori volano lontano con la canzone della maestra. Cafimeni su trapezi, ti camoglielai, ste i così facce, ti camoglielusi. Che siede alla cattedra e sorride a 20 facce che sorridono. Sto pero ma cuvalo tu mistero. Nello spazio vuoto del mistero. Tartamia paracalusi e una paracalia, ti denechi loia. Gli occhi recitano una preghiera che non ha parole. Tacheria se pandennusi, ce spingusi puena ena. Le mani si incontrano e si stringono. Ta stoma, ta cannusi na ivrasi, ce nulia donda, ce dondi a segala. Le bocche scoprono denti nuovi e denti da latte. Petausi cardia a panuta ceramidia. Volano i cuori sui tetti. Fore te andin tragudi a zipricata ti sta scala. Accompagnati dalla canzone triste della maestra. Sano furea den ferri pleo, gli antifona tifoni. Quando il vento non trasporta più l'eco delle note. I cardie catale vennusi naechina condu ferri. I cuori capiscono che bisogna ritornare. I da scala ti smeni. Metomanti crema meno sto carfì. La maestra li aspetta con il cappotto appeso al chiodo, con le mani in grembo. Metacheria sticilia, sti faccia e na camoglielo carapimeno. In faccia un sorriso felice. Come se pinno tolle ci unero.
perché te domina tu mai. Volo tuo cosmo fere te coro. Se ta voluci o la ta tu via, fra ti a me ni tonga lo tiro. Ricordo di Giulietta Fava. Giulietta aveva i suoi anni e grandi occhiali da sole. Aveva un diploma di maestra e amava andare in bicicletta. Da ragazza frequentava l'oratorio delle suore salesiane e le piaceva recitare con le sue coetanee. Una volta fece la parte di una contadina che doveva prendere il treno e non riusciva a spiegarsi con il capostazione. Giulietta si era sposata con un uomo che la teneva stretta, forse troppo. Giulietta aveva una vita normale, delle amiche e una bella casa. Sorrideva alle persone e si confidava con una soltanto, che, quando parlava, accennava sempre un sorriso. L'ultima sera della sua vita, Giulietta va a fare la spesa con suo marito nella bottega, dove tante signore, tante ragazze e persino tante bambine andavano a fare la spesa. La proprietaria del negozio ricorda quello che la coppia aveva comprato quella sera. Anche lei, quando parla, sorride sempre, con uno sguardo saggio e sornione. Prima di morire assassinata per mano del marito, Giulietta Fava compra del prosciutto crudo. E chi poteva immaginarsela una fine così? Dopo fatti come questi, il rimorso e il rimpianto ci dettano una frase: se solo avessi saputo. Se solo fossi stata più attenta. Se solo fossi stata meno impegnata. Se solo fossi stata più presente. Se solo fossi arrivata in tempo. Se solo la vittima avesse parlato, reagito, denunziato. Se. Per molti anni, troppi, di Giulietta non si è parlato. Per molti anni si è solo sussurrata la sua tragica fine avvenuta nel 1975. La giornata internazionale delle donne non deve essere la giornata del sé, ma la giornata del sì. Sì all'amore per se stesse, sì alla comprensione per le donne maltrattate, sì alla prevenzione della violenza di genere, sì al rispetto delle differenze, sì all'educazione sentimentale. No alla violenza verbale, fisica, psicologica, no al silenzio. Sono trascorsi 40 anni, Giulietta, e il tuo paese ti ama e ti ricorda.
pasta di casa, la raccolta delle olive, la raccolta dei bergamotti e dei gelsomini, i riti delle feste e l'impegno della donna nell'istruzione. In realtà il lavoro di Santino Amedeo è molto più corposo e non è assolutamente un libro nostalgico, perché il libro di Santino fotografa il presente, è un libro proprio sull'impegno della donna, sul lavoro della donna nel Basso Ionio Regino, tanto a casa che nella società. Prima di approfondire con l'autore, che gentilmente ha offerto la sua opera per la Giornata Internazionale della Donna, vorrei chiedere alla dottoressa Giulia Naimo la parte che lei ha avuto nella realizzazione di questo testo fotografico. Ovviamente il merito va a Santino Amedeo, però Giulia Naimo ha avuto una parte molto importante nella collettanea che Santino ci ha presentato. Sì, buonasera a tutti. Io prima di rispondere alla domanda però volevo proprio complimentarmi per la serata, perché è una serata culturale che è stata dedicata alla festa delle donne, chiamiamolo così, a questo evento, diciamo, che si ripete ogni anno e che mi auguro si continuerà a ripetere, perché come diceva il piccolo principe, i riti sono importanti in quanto fermano il tempo e quindi ci fanno riflettere su tante situazioni. Tanti spunti li abbiamo avuti già con il recital, con la presentazione di prima. Diciamo che il libro riporta già alcune cose che abbiamo visto, per esempio la preparazione dei maccheroni. Tutto a posto? La preparazione dei maccheroni, fantastica. Mi piacerebbe dire che in quella preparazione la signora ha messo però delle altre, non è solo stata una preparazione di farina e acqua, c'è un qualcosa che parte da una cosa semplice, un cibo povero, la farina che era quasi presente in tutte le case e dell'acqua. Però quel silenzio, cioè la preparazione dei maccheroni accompagnata dal silenzio, quel silenzio che ti porta a riflettere, a pensare, a progettare e poi a consumare insieme ad altri questi maccheroni, quindi quella comunicazione, ecco, quella relazione, quella preparazione alla relazione, alla comunicazione con gli altri, che è fondamentale, che magari non è lo stesso di quando si va a comprare il cibo già pronto o anche la pasta stessa che scendiamo rapidamente nell'acqua bollente, cioè non è la stessa cosa, è proprio il tempo, sempre diceva il piccolo principe, che noi spendiamo per fare le cose, che rende importante le cose, e come piaceva dire questo. Poi chiaramente voglio ringraziare gli organizzatori, ma un particolare ringraziamento ad un amico speciale che è Santino Amedeo, l'autore del libro, col quale abbiamo collaborato più volte. È un collaboratore a volte fastidioso, perché è talmente preciso, talmente minuzioso, talmente pignolo, ecco, che però fa venire fuori delle cose veramente molto belle. Per tornare al libro, come io ci sono entrata dentro. Ricorreva allora il decennale della FIDAPA, l'Associazione Culturale di Melito. Approfitto per salutare la Presidente, che avevo visto che è qua in sala, la dottoressa Giulia Careri, accompagnata dalla dottoressa Bognomi. Allora ricorreva il decennale e si era pensato di fare qualcosa che restasse come segno dei 10 anni di percorso che avevamo fatto sul territorio. Ci è venuto in mente proprio un qualcosa di fotografico, una mostra, e io naturalmente, appena si è parlato di fotografia, quando si parla di fotografia io subito identifico la fotografia con Santino, per cui mi sono rivolta a lui e lui subito non solo è stato disponibile a mettere a disposizione un repertorio fotografico che aveva accumulato negli anni, ma di più, molto di più, perché lui giustamente diceva, prepareremo un qualcosa di fotografico, o tanto materiale, però dobbiamo fare qualcosa di più, che resti, che sia fruibile sempre. E quindi ecco che nasce da tutto questo l'idea del libro.
Il libro che noi possiamo consultare in qualunque momento e non solo, possiamo guardarlo nei momenti in cui veramente vogliamo così riflettere, passare il tempo, come tutti i libri, perché questo non è un libro in prosa, come diceva anche Tito Squillaggia nel suo intervento nel libro, nella sua introduzione, ma è un racconto. Non sono delle semplici fotografie, è un racconto, un documentario di quella che era la situazione a partire da circa 20 anni, un repertorio accumulato in circa 20 anni, quindi un documentario di quello che le donne, come le donne lavoravano e si guadagnavano il pane in questo territorio. Quindi non solo, ma la mostra fotografica si può allestire solo in determinate occasioni, come stasera. Noi l'abbiamo anche allestita a Condofuri, tra qualche giorno, giorno 11, anche noi, in occasione della prove per celebrare sempre la donna, esporremo alcuni pannelli, però ecco, sono delle occasioni che si ripetono una o due volte all'anno, mentre il libro diciamo che può essere sempre consultato e non solo, anche regalato, e quindi far conoscere questa situazione in altri posti lontani. Anche lontani. Io dicevo poco fa a Santino con piacere proprio che in occasione della cittadinanza onoraria che noi abbiamo dato a Carlo Rovelli, chi non sapesse chi è, un grandissimo fisico internazionale, che ha pubblicato un libro dove parlava di Condofuri, della spiaggia di Condofuri, di come guardando la curvatura ai confini, guardando il mare all'infinito, la curvatura dello spazio del tempio di Einstein, da lì diciamo che lui ha incominciato ad approfondire e da lì è partito il suo percorso. Carlo Rovelli, che c'era stato pure attraverso i Rotary ci è stato segnalato, e quindi da lì è partito un contatto con il professore che attualmente si trova in Belgio, mi sembra, ed è stato ben felice di tornare a Condofuri, al quale abbiamo dato questa cittadinanza onoraria, e poi io, tra i doni insomma, che abbiamo fatto al professore, ho dato anche il libro, questo libro, e ho notato proprio la passione con cui lui sfogliava queste pagine, guardava questi volti, tanto è vero che poi alla fine me ne ha chiesto un altro, proprio perché gli era veramente piaciuto. E io ho voluto proprio dire a Santino con piacere che era stato colpito, ecco, un personaggio illustre, internazionale, che ha portato Condofuri nel mondo, e mi auguro che riuscirà a portare anche questo libro, ecco, nel mondo. Ora, qual era l'altra domanda? Sì, la domanda era la sua personale partecipazione, il suo contributo alla messa in opera di questo testo. Sì. Quindi io mi sono, ecco, come socia FIDAPA, quindi mi ero rivolta a Santino, e da qui è nata questa collaborazione. È nata l'idea del libro, è nata l'idea della mostra. È stata realizzata un po' anche con il nostro contributo, e a questo proposito mi sento di voler ringraziare la Presidente di allora, Luisella Marra, che è stata sempre disponibile, cioè mi ha dato, ogni qualvolta io la chiamassi al telefono, Luisella, lei mi diceva fai quello che credi, fai come ritieni opportuno, quindi la sua grande disponibilità, la sua grande fiducia nei miei confronti, quindi mi ha dato la possibilità di dare questa forte collaborazione e di far nascere, quindi questo è stato il mio contributo. Poi naturalmente con Santino ci siamo visti tante volte per... Anche lui chiedeva, anche se non aveva bisogno la cosa, a guardare le foto, a scegliere quelle che sembravano più adatte, e quindi c'è stato, ecco, un cammino, un percorso abbastanza lungo che ha portato poi alla realizzazione sia della mostra che del libro. Allora, l'autore prima di parlare ci tiene che gli intervenuti vedano un piccolo video di 7 minuti che sintetizza il lavoro dei pannelli che potete ammirare qua e del testo che potete, volendo, acquistare per sfogliare o per regalare. Volevo dire solo una cosa, che il video che speriamo di riuscire a far partire e a vedere e a ascoltare tutti insieme...
riguarda solo una parte del libro, solo una parte della tematica del lavoro, cioè il lavoro tradizionale. Nel libro però è trattato anche il lavoro urbano, il lavoro intellettuale, il lavoro nella politica e perfino un pochino l'impegno civile che le donne della nostra zona hanno esplicato su determinate battaglie cruciali per il territorio, come quello per esempio per l'ospedale Tiberio Evoli. Thank you.
Santina, dopo aver visto queste bellissime fotografie scattate dal 97 al 2013 che onorano il nostro territorio, il lavoro delle donne e l'impegno in tanti campi, io vorrei chiederti quale metodo di lavoro hai utilizzato per portare a termine questo bellissimo testo. Ma vorrei dire che, come accennato poco fa la dottoressa Naimo, il lavoro, quando è nato il progetto del libro, esisteva già per gran parte, nel senso che io fotografo da tantissimo tempo. In generale fotografo, è una cifra che quasi spaventa, perlomeno spaventa un pochino me, da una cinquantina d'anni. E questo materiale è un materiale, appunto, come si accennava un momento fa, di una quindicina d'anni, comincio una quindicina d'anni fa. Il metodo di lavoro è di lavorare alla fotografia documentaria, cioè non la fotografia artistica in cui, diciamo così, è prevalente lo sguardo dell'autore, il suo sentimento verso le cose o le persone fotografate, quanto alla fotografia che si sforza di essere oggettiva, di rappresentare il reale per come, o perlomeno per come il reale vuole essere rappresentato. E quindi il mio metodo è di non fare fotografie rubate, per esempio. Cioè io ritengo che il rapporto tra fotografo e soggetto debba essere un rapporto basato sulla fiducia e sulla stima reciproca, e quindi presupponga un rapporto umano il più delle volte. Certo, in qualche occasione questo rapporto è di breve momento, è di breve durata, pur tuttavia deve esserci. Cioè fotografare una persona contro la sua volontà o che sia non consapevole del fatto di essere fotografata in quel momento è una pratica che io non uso, non ho mai usato. Il metodo quindi è il metodo documentario realistico. Ecco, dicendo realistico voglio dire che ognuno di noi chiaramente è legato anche alla propria anagrafe. Io ho cominciato a fotografare quando diciamo, c'era il cosiddetto neorealismo, e nel cinema e nella fotografia. Quindi la mia poetica, tra virgolette, è quella del neorealismo. Naturalmente i risultati insomma, sono commisurati alle capacità di ognuno, e quindi non pretendo, per carità, di pormi accanto a personaggi illustri della fotografia. Purtuttavia io ricordo che da giovane mi ispiravo e mi rifacevo ai fotografi americani degli anni 30 e 40, dalla cosiddetta FSA, cioè del periodo di Roosevelt, insomma, del New Deal, eccetera, che documentavano a tappeto la parte depressa, diciamo, del territorio americano. Mi rifacevo ai fotografi neorealisti italiani, in particolare Petrelli che ha documentato Africa. Ha documentato Africa, mi pare, intorno al 47-48. Insomma, sono immagini sconvolgenti che purtroppo la maggior parte delle persone non conoscono e che invece sarebbe bene rivedere. E quindi, per rispondere alla tua prima domanda, insomma, ecco, metodo e poetica sono quelli che ti ho detto. Allora, il tuo lavoro è un racconto d'amore per il lavoro delle donne, ma anche la narrazione del territorio attraverso il lavoro e l'impegno delle donne che man mano si trasferisce dalle quattro mura domestiche alla società. Quale aspetto, quale pensiero, quale messaggio vorresti che arrivasse a chi incontra le tue fotografie e legge il tuo libro? Vorrei fare una premessa, cioè quella che molte persone, vedendo le fotografie o vedendo il libro, mi hanno detto: ma queste sono fotografie antiche, sono fotografie, insomma, di mezzo secolo fa. E invece sappiamo che così non è, perché la più vecchia delle immagini, appunto, è di 15 anni fa e molte sono di pochi anni fa. Questo cosa significa? Significa che da noi c'è una circostanza che
sul piano della validità sociale magari è discutibile, ma sul piano fotografico è altamente interessante, cioè la compresenza dell'arcaicità e della modernità. Quindi il fatto che si possono rilevare ancora vivi, operanti, dei modi di vita, ma anche dei valori che stanno dietro questi modi di vita, antichi. E io personalmente ritengo che un certo numero di questi valori andrebbero conservati, se sono sempre vitali, o altrimenti recuperati. Cioè, non voglio fare un messaggio passatista o un messaggio, diciamo così, di semplice nostalgia, oppure di dire ah, com'era bello il tempo passato, però un messaggio di dire molte cose le abbiamo perdute, invece erano valide e dovremmo recuperarle o cercare di recuperarle o di conservarle laddove siano sempre esistenti. Questo messaggio, sì, io nella dimensione estremamente modesta del mio lavoro fotografico, questo messaggio vorrei, diciamo così, farlo arrivare o cercare di farlo arrivare. Questa sera con il recital abbiamo cercato di abbinare alla fotografia varie forme espressive, la danza, lo show cooking della bravissima signora Michelangela, e il testo scritto, la poesia. Quale di queste si incontra meglio con la fotografia, con le forme d'arte? Ma ascolta, io diciamo così, credo che la fotografia non sia un linguaggio autosufficiente, cioè o perlomeno non lo è in un gran numero di casi. Cioè, sicuramente però anche laddove la fotografia, diciamo così, trasmette un messaggio forte e vivo, beneficia sempre del sussidio, dell'accordo con la parola. Cioè, quindi io credo che la narrazione, la poesia anche, siano dei linguaggi che devono accompagnare, o comunque accompagnano sempre molto bene la fotografia. Voglio dire a questo proposito che questo è il terzo libro che io sono riuscito a fare, insomma, fare dei libri è estremamente difficile e complicato, soprattutto sul piano, diciamo così, proprio del produttivo, economico. E quindi, diciamo, quello che io sono riuscito a fare in tutto questo tempo sono 3 libri, però in questi libri ho sempre rifiutato l'ipotesi del libro solo fotografico, cioè ho preferito avere per esempio le immagini un pochino più piccole, che occupassero uno spazio minore, ma che fossero accompagnate dalla parola. Quindi diciamo così, io credo che parole, linguaggio verbale e linguaggio visivo stiano molto bene assieme. D'altra parte questo succede nel cinema, succede nella televisione, direi nei secoli scorsi succedeva nell'opera lirica, perché non c'era l'autosufficienza della musica, insomma, voglio dire, c'era il libretto, c'era il canto e così via, insomma. Ora però non voglio invadere ambiti che non mi competono. Prima di dare la parola al nostro sindaco Vincenzo Crupi, io vorrei chiedere alla dottoressa Naimo qualcosa sulla giornata internazionale delle donne, in riferimento al posto che occupa oggi la donna calabrese nella società e in particolare in questo territorio dei nostri paesi grecanici del Basso Ionio Reggino. Sì, è una domanda semplicissima questa. Che posto occupa? Dunque, il libro già di Santino ce lo racconta un po', perché noi abbiamo una delle immagini, per me, più belle, no? È quella della donna che abbiamo visto anche nel filmato con la legna che trasporta questo carico di legna. Perché mi piace? Perché è una donna che racconta la sua vita trasportando quel carico. Come diceva prima la signora quando impastava i maccheroni, diceva la mia vita è stata così, e ho lavorato tanto, ora potrei anche alzarmi tardi, mi sembra di aver capito questo, no? Di non essere più, di non avere più quella necessità. Eppure questa è stata la mia vita, per cui io comunque a quell'ora mi sveglio e incomincio. Quella donna mi dice le stesse cose,
è stata una foto del 2011, sì. Quindi è una foto in cui questa donna aveva la sua pensione, sicuramente aveva i suoi soldini da parte, perché le nostre donne, le nostre anziane mettevano da parte qualcosa, avevano vissuto la carestia, avevano vissuto il bisogno, quindi mettevano da parte per non dover poi patire qualche volta questi stenti. Eppure lei trasportava quella legna, perché l'aveva sempre fatto, perché faceva parte della sua vita. Quindi ce la racconta, ecco, ce lo racconta, ci racconta la sua vita, ce la racconta anche con il suo volto, è anche contenta di farlo, perché evidentemente questa è una forma di risparmio per lei. Le dà il calore, poi a casa, cucina, con quella, quindi quella legna, ecco, era importante nella sua vita. Quindi ci sta raccontando la sua storia, e quindi è una delle foto che veramente io amo moltissimo. Poi Santino, io ho visto anche i panorami, ne abbiamo anche a Condofuri, tanti bellissimi eccetera, però quelli, lui lo sa, che io amo di più sono i volti, perché Santino non sta lì a fare 100 foto, anche se ora ci sono le macchine digitali e poi potrebbe scartarne una. Santino scatta una foto, sta lì invece 10 minuti, un quarto d'ora a guardare, poi cattura quel momento particolare con quel volto che veramente ci racconta la vita della persona. Ecco, per quanto riguarda invece la domanda, cercavo di sfuggire. Allora, la domanda, che cosa mi viene in mente? La donna come in questo territorio, no? Cioè, in questo territorio la donna che cosa sta facendo? Abbiamo visto che il libro ci racconta che ha fatto dei progressi nel campo dell'istruzione, ormai diciamo che meno male, ecco, non abbiamo più cioè abbiamo tutte le donne, come anche i ragazzi, insomma, vanno a scuola, questa è una cosa importantissima, però vive la donna in maniera particolare quella crisi che sta vivendo la società, e in maniera particolare la donna perché? Perché nelle crisi sociali quelle che soffrono di più sicuramente sono gli anelli più deboli, e quindi la donna è. E, ecco, vorrei anche spiegare un attimino, innanzitutto vorrei soffermarmi un attimo su quello Giulietta Fava, quello che è stato detto all'inizio. Ecco, sì, questo era un fatto sporadico all'epoca, cioè ogni tanto succedeva questo, anche a Melito era successo un fatto analogo. Oggi invece non è più un fatto sporadico, noi apriamo la televisione e tutti i giorni assistiamo a queste notizie sconvolgenti. Io cerco di darmi anche una spiegazione come donna, e anche dal punto di vista professionale devo dire, perché mi fa molto impressione. Che cosa è successo? Perché sono aumentati questi atti di violenza nei confronti delle donne? Io penso che in fondo, se andiamo a studiare quello che è stata l'evoluzione della donna fin dall'inizio della vita, io credo che l'uomo questa violenza l'abbia sempre esercitata sulle donne. Forse prima si consumava in maniera diversa, la donna era più sottomessa, più remissiva, non abbassava la testa, non abbandonava la famiglia, per cui non si consumavano poi come atti, come femminicidi, come assassini. Sono state fatte anche delle leggi che dovrebbero proteggere, insomma, la donna, però non è sufficiente secondo me, perché è un fatto culturale. E allora io credo che in tutto questo non può essere solo una responsabilità maschile. Noi dobbiamo anche prenderci le nostre responsabilità. Cioè, noi siamo donne, noi educhiamo i nostri figli maschi, io non ne ho, però le donne, le altre ce li hanno. I figli maschi vengono educati dalle donne, perché poi uccidono altre donne. Quindi è un fatto culturale, noi su questo dovremmo lavorarci. Dobbiamo quindi la donna essere educata, forse in maniera diversa, e rapportarsi in maniera diversa con l'altro, in modo che questo non debba accadere. Non che debba essere sottomessa, remissiva, però acquisire un metodo diverso che non porti a tutto questo. Io forse mi tiro la zappa sui piedi, che devo dire, però credo che una responsabilità della donna in tutto questo c'è. D'accordo.
D'accordo. Siamo d'accordo che è un problema di natura culturale, insomma, sì. Quindi dobbiamo creare una cultura diversa, una cultura del rispetto. Del rispetto, e questo parte dalla famiglia, quindi parte dall'educazione, che io vedo, ripeto, anche per il lavoro che faccio, che il 90% del percorso educativo, dell'educazione è affidata alla donna, è affidata alla mamma. Quindi è lei che incide di più su questo percorso, e quindi bisogna cambiare qualcosa. Questo per quanto riguarda questi atti, ecco, che ci sconvolgono ogni giorno. Per quanto riguarda il resto, dicevo, che la donna quindi si studia, quindi il livello di istruzione sicuramente è più accettabile, le donne laureate eccetera, anche se in ritardo, perché se noi andiamo a vedere, io avevo fatto delle ricerche in Italia, per esempio, cioè in Calabria abbiamo la prima donna, vediamo, laureata, mentre in Italia nel 1877, vediamo se riesco a trovare, c'era anche qui, ecco, Concetta Pontoriere di Vibo Valentia si laurea 50 anni dopo rispetto alla prima donna in Italia, quindi abbiamo un ritardo, e, no, ecco, sì, ha avuto anche problemi in famiglia e non solo, va a lavorare a Roma e non ci ritorna più, quindi quello che succede ancora oggi, cioè le donne sì, si laureano, però sono costrette ad andare via. Ma mentre prima andavano via le famiglie, perché andavano via gli uomini, si portavano dietro la famiglia il più delle volte o lasciavano comunque la donna con i figli, adesso è la donna che va via, anche perché non è più disposta a rinunciare, per il 90% non è disposta a rinunciare al lavoro, quindi va via. E questo secondo me incide molto sulla famiglia, perché comunque i figli non hanno quell'attenzione che invece dovrebbero avere in questi casi, quindi la donna è costretta ad andare, i figli o se li porta, e quindi se l'altro lavora, ci sono delle difficoltà, ecco, familiari. Poi quando il lavoro non c'è, e quindi c'è anche abbiamo una crescita zero, perché non nascono abbastanza bambini, ma certo se una donna incomincia, anche un uomo insomma, incominciano a lavorare tardi, è chiaro che nascono pochi figli, sia per questo sia poi perché c'è le risorse economiche sono limitate, per cui si tende a non avere tanti bambini. E quindi la donna vive di più, ecco, adesso che lavora, che ha aumentato il suo livello culturale, che è esplosa, possiamo dire, in diversi campi, anche eccelle, ecco, rispetto agli uomini, però non è accompagnata da un equilibrio. Cioè c'è sempre un qualche cosa a cui lei deve rinunciare e che incide sulla famiglia. Io penso che dovremmo lavorare molto noi donne a chiedere il supporto per le madri, ecco. Per le madri sì, è vero che ci sono le aspettative per il lavoro, però vuol dire non avere, mettersi in aspettativa vuol dire non percepire lo stipendio e quindi non riuscire a sostenere la famiglia, ecco. Quindi questo non è in parte un aiuto, assolutamente invece c'è bisogno che venga sostenuta anche economicamente. Quindi la donna secondo me, ecco, ha fatto dei progressi, è esplosa eccetera, però tanto lavoro bisogna ancora fare, e ecco, il mio appello proprio a tutte le donne è di cambiare qualcosa, di incidere sul percorso educativo in modo che non si arrivi ad avere quegli eventi così brutti. Grazie dottoressa. Grazie dottoressa Naimo, grazie a Santino Amedeo. Adesso le persone importanti sempre alla fine, quindi invitiamo al tavolo il sindaco Vincenzo Crupi per i saluti finali. Non è un obbligo, sindaco. No, scherziamo. Sì, lasciamo il posto. Ricordo che in fondo alla sala si può acquistare il libro di Santino Amedeo. Stasera a prezzo speciale, 10 euro. Allora, solo per un saluto a tutti voi, ringraziarvi per la vostra presenza
Ringrazio soprattutto Maria Natalia Iridi, Santino Amedeo, la dottoressa Giulia Naimo e tutte le persone. Non vorrei che mi sfuggisse qualcuno, comunque qui sedute in prima fila, gli attori e le attrici che hanno non collaborato ma realizzato questa iniziativa, perché l'amministrazione ha dato un supporto logistico, non ha fatto niente di più. È il secondo anno come amministrazione comunale che celebriamo la Giornata Internazionale delle Donne. Dico celebriamo perché ormai l'8 marzo, ormai tutto, soprattutto in Italia, diventa tutto una festa consumistica, sì, e quindi anche, voglio dire, anche a me piace festeggiare, però non si può ridurre tutto sempre a tarallucci e vino. Bisogna anche fare una riflessione, anche ricordarsi perché c'è la Giornata Internazionale della Donna, perché si celebra l'8 marzo, anche se poi sulla data ci sono varie tesi, diciamo. Ecco, quindi celebriamo la giornata della donna, perché non lo facciamo come un fatto puramente formale, ma come un dovere verso tutte quelle donne, cui si faceva anche cenno, che sia in Italia che in tutto il mondo soffrono, sono vittime di ingiustizie, di violenza, di diseguaglianze, perché la nostra realtà è ancora oggi segnata da differenze, anche a volte differenze marcate fra il mondo maschile e il mondo femminile. È pur vero che negli ultimi anni c'è stato un lavoro costante, la dottoressa Naimo parlava anche, diciamo, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista normativo, che è, diciamo, un lavoro che ha consentito di ridurre questo gap, queste differenze, però ancora c'è una disparità di trattamento. Si pensi alle disparità che ci sono nel mercato del lavoro, o alla circostanza, al fatto che ancora poche sono le donne che occupano posti di responsabilità nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato. Quindi, ecco, l'8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna, è un'occasione per fare una riflessione, ma anche per un rinnovato impegno a costruire una società che riconosca alle donne diritti di parità e di uguaglianza. Diritti di parità e di uguaglianza che poi sono le radici della democrazia. Io vorrei concludere lanciando anche una proposta, e colgo anche l'occasione della presenza, non so se ora non c'è più, della dottoressa Careri, che è presidente della FIRAP sezione di Melito, e che ieri leggevo sul Fatto Quotidiano che lunedì sarà discussa una mozione in Parlamento firmata da alcune deputate, da alcune parlamentari, con cui si impegna il governo a ricordare, a organizzare iniziative nazionali e locali, a ricordare le 21 madri costituenti, cioè le 21 donne che fecero. Questo perché quest'anno ricorre il 2 giugno, il 70° della nascita della Repubblica, e il 2 giugno del 1946 per la prima volta le donne, diciamo, esercitarono il diritto di elettorato. E quindi, dicevo, l'occasione è questa, ecco, di lancio, diciamo così, una proposta di organizzare verso fine maggio un'iniziativa o più iniziative che celebrano queste due ricorrenze: nascita della 70 anni, nascita della Repubblica, 70 anni, prima volta che le donne esercitarono esercitarono il diritto di voto. Con questa proposta, ecco, diciamo, io vi saluto e ringrazio nuovamente tutti voi. Grazie, buona serata. E c'è, non ve ne andate, anch'io, come dire, c'è il libro di Santino che, diciamo, può essere acquistato, e poi c'è l'amministrazione comunale offre, spero che bastino, del mimose,
e c'è anche un piccolo assaggio di prodotti tipici. Ah sì, la parola a Chicca allora. La parola a Chicca Larizza. Il primo brano, Le mie mani, è stato scritto proprio per lei. Sindaco, volevo dire che accetto completamente in pieno la collaborazione. Noi siamo disposti a collaborare a 360 gradi, a tutte le sue iniziative. Le proponga anche, saremmo state disposte a collaborare alla presentazione del libro di Santino, tranquillamente, perché noi l'abbiamo fortissimamente voluto, come ha detto Giulia Naimo, per il nostro decennale, abbiamo collaborato pienamente, come l'ha fatto Luisella, l'avrei fatto io. Quindi tutte le iniziative che lei ha, ce le proponga e noi le metteremo in atto assieme a lei. Grazie. Io vorrei dire qualche cosa per riscattare gli anziani di tutto il mondo, siccome sono anziana, non si vede ma lo sono. Ho qualcosa da dire, vado per gli 84 anni, riesco a leggere e a seguire la politica, mi interesso di altre cose, del condominio eccetera, ma non mi basta. E come me altri anziani soffrono la solitudine, che è quella proprio che c'è. I figli vanno a lavorare quando trovano il lavoro. Noi anziani, a parte la tele, siamo soli, persi con tanta malinconia e persino, ma diciamo, ma questa è una vita, essere soli quasi tutti i giorni. Avevo telefonato a molti anziani, compagni nella terza età, eravamo contenti, pensavamo di andare in piscina almeno due volte alla settimana, ma pare che non c'è posto per le persone anziane, sono piuttosto, non sono capaci insomma di sbrogliarsi da sole, e allora che fare? Diteci davvero aspettare che tutto finisce. Mi rivolgo a chi ci guida. Se potete aiutateci, pensate anche a noi. Vogliamo vivere bene quello che ci resta. Grazie, Cristina Larizza.